2,18 in questa presentazione, 18 anni e 18 pagine di nomi. Caspita, difficile farne perché veramente molto, sono veramente tantissimi, però insomma l'apertura è affidata a Carlos Ruiz Zafón, quindi sicuramente un nome importantissimo, riconosciuto da tutti tra i più grandi compositori di libri meravigliosi, il premio Friuladea che è assegnato a Volesso Inca, e poi ci sono le curiosità di ognuno, perché c'è chi è appassionato di filosofia, troverà bellissimi nomi, chi di cinema, e abbiamo ad esempio la Mazzantini con il marito Castellitto, e insomma ce ne sono veramente un'infinità. Senti, dicono che sei rimasta l'ultima giovane del gruppo originario. Ma a dire il vero io proprio sono in assoluto quella che ha fatto nascere Pordenone Legge, quindi l'altra di cui parlavano prima è Valentina Gasparetti, che è una curatrice, e io invece ci sono proprio dall'inizio, perché è nata all'interno della Camera di Commercio, io lavoravo in Camera di Commercio e quindi ho visto nascere la prima edizione. Senti, in questi 18 anni qual è stato il momento più bello e magari anche il momento più brutto, quello che uno dice mamma mia, perché comunque i tempi sono tanto cambiati in questi 18 anni? Boh, momenti bellissimi ce ne sono stati tantissimi, diciamo che forse uno dei più determinanti è stato quando è nata la fondazione, perché io appunto mi sono dimessa da dove lavoravo in Camera di Commercio e abbiamo dato vita alla fondazione. Il più brutto, ma non ce ne sono, diciamo che quello che ci fa tremare di più è quando il tempo non è bello e quindi dobbiamo sempre essere pronti con il piano B e immaginare che tutto quello che c'è all'aperto, che è una festa e che è per la città, deve trovare collocazione all'interno, quindi quello si ripresenta ogni anno quando il tempo è ballerino. Tante cose, poi nel piccolo tante città in regione hanno poi cercato un pochino di copiare Pordenone Legge, perché a me viene in mente anche il festival che fanno due volte all'anno in piccolino, ovviamente a ronchi regionali, che anche lì si sta nelle piazze. Beh sì, è inevitabile, è bello, insomma è un po' sulla scia in tutta Italia, sta succedendo, e quindi è chiaro che succede anche qua. Noi con molti collaboriamo e quindi ben contenti che ci siano altri festival che trovano spazio. Ciriani, lei ha detto in un momento in cui si comunica tanto col virtuale attraverso internet, voi comunicate con le piazze, e quindi non dimentichiamoci che il contatto umano è importante. È fondamentale, non significa disprezzare la tecnologia, i social e la realtà virtuale, però ovviamente il contatto umano, soprattutto se veicolato da un libro, dalla possibilità di discutere, di approfondire di argomenti che riguardano la nostra vita quotidiana, a differenza degli input, dei flash che ci arrivano, che non ci permettono mai di andare nel profondo, beh, penso che la soluzione sia proprio quella di promuovere questi festival e queste iniziative. Pordenone è una grande fortuna, ha una vitalità e un'effervescenza culturale che si è liberata, genera costantemente offerte, attività, iniziative, manifestazioni. Questo indirizzo lo dobbiamo conservare e custodire per polarizzare e calamitare l'attenzione non solo di chi abita in provincia, ma anche chi viene da fuori. Lei ha dato un messaggio alla città importante: i disagi che provocano i 5 giorni di Pordenone Legge sono nettamente inferiori ai benefici che questa comporta. Pordenone Legge, ma penso anche a una fiera come SICAM, dove si scatenano le proteste per qualche coda all'ingresso della città, senza però considerare che le decine di migliaia di visitatori comportano una grande spesa e quindi una ricaduta economica importante per la nostra città in termini di alberghi, di ristorazioni, di consumi, e quindi il disagio di qualche giorno in cui magari la macchina si fa più difficoltà a parcheggiarla o si fa più fatica a camminare viene ampiamente compensato da una ricaduta economica che nessun altro potrebbe portare. Pordenone Legge compie 18 anni, un'avventura, quando lei poi fu sindaco, quindi l'ha visto quasi nascere, questa è una sorta di nipote. Senza quasi, proprio l'ho visto nascere, e in questa nuova versione in particolare, perché le prime due edizioni furono edizioni legate a una società romana che faceva un'operazione di natura commerciale, significativa ma commerciale, presso la fiera, invece questo format, e quindi la città che incontra gli autori, le persone che incontrano gli autori, che ragionano, che dialogano, che si confrontano, nascono proprio con il primo anno in cui diventai sindaco, e devo dire che la crescita è stata straordinaria, al di là dell'evento. Oggi Pordenone Legge è sicuramente il primo festival in Italia, è allo stesso livello di Mantova, ha spazi straordinari sia di conoscenza che di reputazione, ma oggi Pordenone Legge ha raggiunto un livello di contaminazione del territorio altissimo.
Mi spiego, la cultura è il primo elemento di innovazione in assoluto, e innovare oggi significa contaminare un territorio. Per fare buona impresa, per capirci, serve un elemento culturale molto forte. Per fare turismo serve sicuramente avere un tessuto che attiri anche, non solo dal punto di vista della parte geografica, ma anche di quella culturale. Quindi Pordenone Legge oggi è uno di quegli elementi traino della crescita di questa nostra regione. Sempre più cultura significa anche industria. Assolutamente, oggi cultura significa riuscire da un lato appunto a fare buona impresa, dall'altra a leggere traiettorie del futuro. Oggi sappiamo benissimo che quando parliamo di industria 4.0, usando una sigla ormai nel linguaggio comune, parliamo anche di un modello sociale che cambia e che quindi ha bisogno di letture culturali diverse, welfare diversi, capacità di dare occupazione in modo diverso, eccetera, eccetera. Questo confronto, attraverso anche festival importanti, manifestazioni importanti come Pordenone Legge, ci permette di in qualche modo leggerle queste traiettorie, attraverso gli autori che arrivano e portano le loro conoscenze, attraverso i dibattiti, attraverso il confronto, attraverso il dialogo, che è quello che un po' manca. Oggi siamo tutti legati a un mondo social, molto, molto superficiale, importante, ma che non permette un approfondimento di un certo tipo. Ecco, in questi 5 giorni pordenonesi sicuramente gli approfondimenti ci sono, anche perché Pordenone Legge non finisce nei 5 giorni, ma continua poi un po' per tutto l'anno, con appuntamenti, dibattiti, incontri, e non lo fa solo nel pordenonese, ma lo fa in Friuli Venezia Giulia, nel suo insieme, e nelle altre regioni d'Italia, essendo ormai ospite un po' in tutto il territorio. Per la regione è fondamentale sostenere eventi come questi, perché la ricaduta economica sul territorio è comprovata. Poi c'è la partita economica proprio dell'evento in se stesso, perché tutto quello che ho raccontato è qualcosa che si slega dall'evento, ma poi c'è l'evento vero e proprio. L'evento vero e proprio significa camere riempite, ristoranti pieni, servizi che vengono dati, e quindi c'è un giro economico molto molto importante, ed è l'altro aspetto di creare eventi di altissimo livello. Questa è una regione che si configura per i grandi eventi e per i grandi festival. In rapporto agli abitanti siamo la regione con più festival in assoluto, festival di qualità e con manifestazioni altissime. Penso alla Barcolana, giusto per dirne una da una parte, ma penso anche alle grandi manifestazioni enogastronomiche, Friuli Doc dall'altra parte. Quindi, cioè, mettiamo assieme un po' tutto e vediamo che nella pluralità di offerta abbiamo qualcosa di molto significativo.